Io so che un giorno tristissimo della mia vita sarà quando questo dinosauro smetterà di funzionare. Ci ho visto veramente di tutto, fra YouTube. Cazzo, io ho cominciato a usare veramente YouTube su questo iPad. È assurdo. Ora YouTube è completamente parte della mia vita e delle mie giornate in più sensi. E parte tutto da qui. Senza nulla togliere ai pacco opening di Ciccio, ovviamente. Ci ho visto film. Cristo, non ho la minima idea di quanti film abbia visto su questo schermo. Tutto Il Trono di Spade, tutto Grey's Anatomy e molto altro. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be. Tutto quello che ho fatto e visto con questo iPad probabilmente definisce un buon 30% di quello che sono oggi. Posso dire che sia stata la costante tecnologica della mia vita, da quando ho effettivamente capito cosa fosse la tecnologia. Da quel particolare giorno di Natale in India in cui lo aprì e trovai il mio Clash già installato. E non riesco neanche a descrivere quanto fossi felice. Ad oggi, che poveretto, ogni app che vorrei usare non è più compatibile. Ma almeno ho trovato il modo un po' pirata per installare Telegram, da cui negli ultimi 2 mesi ho visto più di 100 film. È pazzesco come in un momento comunque in cui sono lontano da casa e non ho molte cose che mi siano familiari, ancora una volta l'iPad è saltato fuori in qualche modo. Lo stesso che prima di partire non ero neanche sicuro al 100% di portare. Ed ora invece è il fulcro di molte mie giornate. Mi sono reso conto che mi ha fatto vivere delle emozioni pazzesche, che però ricorderò sempre anche per il mezzo tramite il quale ho potuto viverle. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Ammetto che negli anni ci sono stati anche molti momenti in cui l'ho usato veramente poco, ma prima o poi tornava sempre uno di quei periodi in cui per qualche motivo non me ne separavo un secondo. Come ho detto poco fa, è appunto il periodo che sto vivendo ora. Poteva essere una serie TV o un gioco, ma qualcosa c'è sempre stato ed è sempre tornato utile in qualche modo. E penso sia anche per questo che, pur pensandoci, non saprei dire un altro oggetto per cui provi questo affetto. Forse per fortuna, se no dovrei iniziare a farmi qualche domanda. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, I'm a holly jolly. Questa tazza appartiene alla migliore signora del New York, signora del New York, signora del New York. Il fatto che provi questo affetto però non mi stupisce molto, perché attraverso questo schermo ho pianto, ho riso, mi sono incazzato, ho bruciato i miei occhi senza distogliere lo sguardo per ore e ore con alcune serie, ho imparato, ho copiato in DAD e ho giocato veramente tanto. Ma soprattutto ho trascorso il tempo e dopo una quantità incredibile di quest'ultimo è ancora qui che mi regala emozioni, al momento tramite i film e più avanti si vedrà, perché ci sarà anche più avanti, a costo di usarlo come mini vassoio o come tappetino per il mouse, e non lo dico a caso. Che poi sta pure in tasca della tuta, so che non c'entra un cazzo ma è pazzesco. Io ho fatto un sacco di viaggi con l'iPad comodamente in tasca. Che oggetto incredibile.